Bella youtuber, sono MajorThreat00 e in questo video tiro fuori un disco che ho aspettato parecchio a recensire, ne sono consapevole, ma il mo la motivo della mia attesa fondamentalmente è il fatto che innanzitutto Fresh Fruit for Rotten Vegetables del 1980, pubblicato inizialmente dalla Cherry Red Records e poi ridistribuito dall'Alternative Tentacles, è un disco che tutti conoscono, tutti hanno ascoltato fra gli estimatori comunque di questo genere e quindi sarebbe anche inutile parlarne, sarebbe fare del lecchinaggio gratuito. Però per chi si approccia al canale e magari non conosce bene questi dischi, è sempre un po' di storia che fa comodo, quindi si può comodamente partire facendo prima un background veloce del gruppo. I Dead Kennedys furono una delle formazioni, forse la formazione insieme ai Minor Threat più importante dell'hardcore in assoluto. Black Flag Minor, comunque fra le formazioni cardine, si formarono nel 78 grazie a Eric Boucher, detto Yellow Biafra, che diventerà poi in seguito il gestore dell'Alternative Tentacles, una delle più importanti etichette discografiche del punk. Contrattualizzeranno anche gruppi italiani come Raw Power. E da East Bay Ray alla chitarra, Klaus Florey dal basso e inizialmente da Bruce qualcosa alla batteria, non mi ricordo bene come si chiama, è il batterista soprannominato Ted, c'è solo in questo disco che è Fresh Fruit, poi da In God We Trust and Company dell'81 entrerà di H Peligro. Comunque non è questo l'importante, l'importante è che questo disco in particolare, Fresh Fruit for Rotten Vegetables, dell'80 viene considerato dei più il picco di Dead Kennedys, già in assoluto dalla partenza. Sono abbastanza d'accordo, lo inserirei volentieri al primo, tranquillamente primo o secondo posto, è in ballottaggio con un altro paio fra i dischi hardcore migliori di tutti i tempi. E partiamo subito comunque con questa recensione, non aspettatevi termini troppo tecnici, vediamo di fare un veloce discorso per genericamente più inquadrarlo. Nel 1980 i Dead Kennedys avevano pubblicato esclusivamente due singoli, che erano California Uber Alles, che parla del governatore Jerry Brown, chiaramente in maniera cinica. Gli attacchi dei Dead Kennedys erano veramente pesantissimi, non dimentichiamoci che Yellow Biafra poi vorrà anche formare una sorta di collettivo con le cricche dell'Alternative Tentacles, si candiderà nel 79 a sindaco di San Francisco arrivando quarto su 10 posti, quindi sono cose da non pigliare alla leggera. Era uno che non scherzava Biafra, uno dei più grandi geni della musica, uno dei migliori miti, miei idoli. Nonché incredibile scrittore più di testi, per carità, che non di musica. Le musiche le trattavano più gli altri perché è risaputo che Yellow Biafra non è mai stato particolarmente bravo con gli strumenti. Ma senza perdersi con le chiacchiere, fino a quel momento i Dead Kennedys avevano pubblicato un paio di singoli e avevano debuttato anche al Mabuay Gardens di San Francisco, che per chi parla non è niente, ma per noi fan della musica fatta con 3.000 lire e del punk, è un po' l'Hollywood Bowl dell'hardcore, il Mabuay Gardens. Ci hanno suonato solo quei pochi eletti che erano Bad Brains, Black Flag, Circle Jerks, debuttarono i Dead Kennedys e pochi altri gruppi, Reagan Youth e qualcos'altro. Focalizzandoci su Fresh Fruit for Rotten Vegetables, sono abbastanza d'accordo nel definirlo il capolavoro dei Dead Kennedys perché da In God We Trust and Company dell'81, che è un EP comunque sempre pur significativo, 8-9 tracce, non è che sia proprio un EP, fino poi a Plastic Surgery Disasters, Frankenchrist, che aveva grandissimi problemi con la magnifica copertina dei cazzi nelle vagine di Giger, e l'ultimo, Bad Time for Democracy dell'86, i Dead Kennedys avranno sempre più o meno lo stesso stile musicale impostato su. Ha ragione, dice il libro Hardcore di Federico Guglielmi, con un'enfasi barricadera, un termine molto esatto, cioè un punk di stampo molto rock and roll, molto ancorato alla musica pre degli Stati Uniti. E dice a torto, secondo me un po' troppo a torto, che se ne fa parecchio al punk inglese. Secondo me non necessariamente. Le uniche analogie che si possono trovare con un gruppo britannico verso i Dead Kennedy sono forse con i Subhumans, ma i Subhumans sono ancora più all'estremo, ancora più acidi e freddi. I Subhumans sono un gruppo freddissimo, molto che si fa molto più i Clash. I Dead Kennedy sono molto caldi. Nel Yellow Biafra è un cantante molto sentimentale. Non ha intenzione di essere violento e apatico, assolutamente. Infatti, non a caso, forse lo accosterei un pochino di più a quell'hardcore, tra virgolette, sgangherato, diciamo, molto meno galoppante, più dinoccolato, ecco, se così vogliamo chiamarlo, dei DOA. Condividono questi punti in comune, nonostante i DOA siano canadesi, loro californiani, quasi
nell'enfasi delle canzoni quasi messicani, desertici. E i DOA avevano questa impostazione molto rock and roll. I Dead Kennedys sono molto simili, cioè la genialità di Fresh Fruit for Rotten Vegetables e dei Dead Kennedys del periodo 79, 80, 81, quando ancora non erano conosciuti, è che entravano nelle classifiche. Cioè, passavano molto per radio, si ebbe addirittura paura, mi sembra la Amy, un'emittente televisiva britannica, aveva il terrore che la canzone California Uberalles, contenuta nel disco del quale sto parlando, potesse finire in top 30, quindi questo avrebbe richiesto una partecipazione a Top of the Pops, e una canzone come California Uberalles a Top of the Pops sarebbe una bella spina nel culo da gestire per chi chiaramente comanda le televisioni, nonostante le situazioni televisive in altri paesi non siano come in Italia, che assurdo che chi ha il governo comanda anche le TV. Comunque, vabbè. Tolto questo, le canzoni da citare sono famosissime: Kill the Poor for What You Did, When You Get Pounded, che ha quella solo magnifico spettrale al tempo stesso, ma molto rock and roll caldissimo di Is Bay Ray, che è un chitarrista estremo, cioè proprio uno dei migliori chitarristi del punk in assoluto. La stessa Drag Me, che è una canzone molto molto hardcore, velocissima, potente. Tutta barabarabara, quasi rap cantata da parte di Yello Biafra, anche qui con un assolo che però non è proprio un assolo, è un pezzettino che con uno stile di chitarra stridentissimo ma chiaro, sparato evidente, che piglieranno anche i Sonic Youth negli album più post probabilmente, quelli meno più concept, quindi The Eternal più avanti, negli anni 90, Sister, perché sono quei feedback, quegli assoli improntati per dar più fastidio nel momento, ma non per essere confusi e vaghi, per essere ben strutturati nella canzone. Perché è un disco registrato veramente da Dio, questo veramente veramente molto chiaro, una produzione fotonica. E ripeto, la genialità di Dead Kennedys, che finivano nelle classifiche al primo ascolto, anche a chi non conosce il punk e il rock and roll, è un disco molto molto accessibile. La genialità di Dead Kennedys stava anche nel questo, di non creare, di non miscelare, anzi, a questo punto creare una musica, un tipo di punk alla SSD Control, no? Totalmente violentissimo, inascoltabile, molto più di nicchia. L'obiettivo di Dead Kennedys è di infilarsi nel sistema, cioè infiltrarsi nelle classifiche, tentare di andare nei piani un pochino più alti. Ripeto, Yello Biafra si candidò a sindaco di San Francisco, cioè sono tante cose. Le canzoni sono poeticissime, manco a dirlo, mai nella produzione di Dead Kennedys troverai la canzone di andare in giro a fumarsi la canna, ce ne sarà una, cioè, ma proprio tiratissima, è tutto politica, se ne fa tutta storia, letteratura neanche più di tanto, quelli più bad religion, ma politica assolutamente. Cioè, Yello Biafra, oltre che essere un cantante, prima di tutto è un uomo politico. La stessa California Uberalles, forse la canzone più famosa dei Dead Kennedys, che parla delle violenze di Pol Pot appunto in Cambogia, e secondo me la genialissima Viva Las Vegas, che è la canzone in chiusura cover di Elvis, anche qui ad indicare che non si odia come la musica la faceva Elvis, ma sicuramente la canzone è una parodia, seppur rifatta veramente da Dio, con il tono ilare, stridente, la voce molto melodica ma da pigliare per il culo di Yello Biafra, a fare intendere quanto sia stupido e futile l'americano medio che si attacca esclusivamente alla propria musica. Elvis è Dio, viva la nostra musica country da redneck, e Johnny Cash è semplicemente un grande musicista country, che fosse in realtà il più anarchico di tutti negli anni 50 e 60. All'americano medio non importava, bastava fermarsi all'esaltazione del proprio territorio, dei propri lavori, dei propri valori, scusate, delle proprie stupidate. E i Dead Kennedys pigliano per il culo l'America tutto tondo nell'80, lanciando l'hardcore, creandolo definitivamente, gruppo fondamentale della prima ondata, che a me arriva molto di più di gruppi come Bad Brains, che se con lavori eccezionali da 10 stelle, come Rock for Light, lo stesso omonimo che ho già recensito, per poi però andare a dire cazzate, i froci di merda, tutte queste cose. Molto meglio Yello Biafra, che quantomeno era conosciutissimo nell'ambiente, stimatissimo in ogni panorama, nel senso che comunque i Dead Kennedys suonavano anche con gente molto molto capace, non è che erano considerati dei perdaballo, degli squattrinati come gli RKL, che erano tanto bravi e talentuosi, ma venivano considerati soliti ragazzini rompicoglioni, non a caso sono solo ragazzi ricchi fatti di acido. I Dead Kennedys il seguito ce l'avevano, stimatissimi in tutto il mondo. L'attività imprenditoriale di Yello Biafra poi arriverà al picco nel fine anni 80, inizio anni 90, producendo folk, post-hardcore, anche roba molto particolare, interessante. Ma Fresh Fruit for Rotten Vegetables è un passo obbligatorio per chi si approccia a questo genere. Cioè, indubbiamente,
Noto che i Dead Kennedys, nonostante siano famosissimi, piacciono o non piacciono. Ci si approccia molto facilmente, scusate, però come un sacco. Però è anche vero che non è un gruppo violentissimo e quindi a chi ama un certo tipo di hardcore più ancorato al thrash, al metal e a generi molto più violenti fa più fatica ad apprezzarlo perché sono molto più ancorati alla classicità dei Dead Kennedys. Badano molto alla classicità creando però quasi da zero, una cosa incredibile. E questo disco va ascoltato per forza. Poi alla fine hai Kill Children, quindi il fatto che io sono comunista, quindi vuol dire che tutto si deve ricondurre al fatto che mangi i bambini, gli stereotipi delle capre ignoranti. È un disco che va ascoltato e la voce di Yellow Biafra spicca molto, ricorda tantissimo niente, assolutamente, ed è molto divertente perché è ilare. Però è uno di quei dischi che vanno ascoltati leggendosi il berretto dei testi, perché i testi sono incredibili, c'è solo da studiare. E come ho detto, è stata più una recensione descrittiva, un disco conosciuto, è più un rispolvero, volendo dei video lezione che è da un po' di tempo che salto. E vorrei anche fare così, fare video più esaustivi per chi magari si approccia per la prima volta. Sono sbavato, fa un caldo porco, ci si becca al prossimo video. Ciao a tutti ancora nel tubo.